Buongiorno, siamo in zona Casa del Marmo Ottavia. Sì. Esattamente dove? Da Gramuglia. Special One, quello grosso, stiamo a 3. E il facchino, 4. E dai, e portami una magnano. Una moa. Eccoci qua. Mi sono innamorato. Mi innamoro sempre. Del cannolo. De tutto. Della bomba. Del cornetto. De tutto. Sto giro c'ha tanti amori perché c'ha tanta ricotta. Cornettino al pistacchio. Sfogliato benissimo all'interno, sì. Pieno di crema del pistacchio. Pieno, che quando la tagliavo usciva tutto fuori. E ha un ottimo, ottimo profumo. Cin. Ma io mi chiedo, no? Ma se c'è uno piatti, ma perché se devo scapicolla con uno? Perché sei invadente. Dammi un piano. Ah, buono. Buono vero. E il tocco di classe in più glielo danno le granelle al pistacchio che sono sopra la crema e gli danno un sacco di croccantezza. Non riesco a parlare, c'ho tutta la crema del pistacchio sul palato. Comunque siamo partiti col botto, eh? Gran bel prodotto. Ricotta. Ricotta e gocce. Sembra un po' l'impasto della bomba fatto però a raviolo. È tipo un sofficino. Un sofficino di ricotta. Ed è bello soffice, eh? Sì, io non lo strizzo perché mi casca tutto lo zucchero, però. Vai, vai. Sofficissimo, fritto bene, c'ha un bel sapore. La ricotta è buona, la classica ricotta, diciamo, siciliana. Sembra un po', sento una nota di liquore dentro. Sì, probabilmente. Non so se è nell'impasto o nella ricotta. Potrebbe esserci. Sembra una specie di castagnola gigante. Unico piccolo difetto. Per Magnengodi c'è poca ricotta. Ma ricotta? Ma dove sta? È poca! È poca, però è buono. Abbiamo preso un maritozzetto con la crema, ma in realtà ce n'erano tanti, tipo il cioccolato, il pistacchio, e noi abbiamo detto, ma mettiamoci un po' di... Gli fanno pure capanna. La crema è delicatissima. Fresca, delicata, è buona. È buono anche l'impasto. No, stavo cercando di capire se era il limone. All'esterno leggermente croccante, però l'interno è morbido e c'ha un buonissimo sapore. Sono sfogliati veramente bene sti cornetti. Sì, sono belli solo a vederli, ragazzi. Fatti a regola d'arte proprio. Sì. Ci sei? Sì. Andiamo. Una crema alla nocciola, una sorta di cioccolato bianco, sì, alla nocciola, però molto molto buono. Anche questo bello ciccione, bello goloso. Bello goloso, ma è farcito QB, perché non è esagerata.
E metà che ci hanno sentito e ci hanno subito riempito la bomba piena di ricotta. La ricotta c'è stare, la ricotta c'è, la ricotta, guarda quanto pesa. È proprio pieno. È pieno di viscola, è pieno di ricotta. Bello. Non me l'aspettavo. Secondo me sa spigne proprio questo. Mazza che è italiano perfetto, sa spigne. Magniamo, va. Dopo sminchiamo sa spigne. Non disse parole. Magna. Madonna, raga. Questo è il top per stamattina, È un'esplosione di sapore, ma c'è la visciola? Scusate, l'aggiunta di visciola. Esplode tutto. No, proprio esplode la visciola, esplode la ricotta. È buono. Soffice, è una nuvola. Una delle cose più buone che io abbia mai mangiato. No, è un dolce fantastico. Lo dovete provare. Sì, sì, questo merita il viaggio. È una cosa illegale. Food porn approved. Torniamo indietro. Abbiamo sbagliato, ragazzi, abbiamo che hanno due questi. Direttamente dalla scatola, cannolo. E pure questo è bello, eh? Sì, eh. Imponente, grande. Ricotta al pistacchio. Io non so come tagliarlo questo. E taglia, quindi. Ora devo far danno serio. No. Ti insegno una cosa. Il cannolo non si dà. Il cannolo non si taglia. Il cannolo. Magna. E mo dammelo però. Dimensioni XL, enormi. Strapieno di ricotta al pistacchio. La cialda, una delle migliori. Sì, che ho provato. Croccante, poi sembra fatta a mano perché è un po' irregolare. Super friabile, buonissima la cialda. La ricotta non si sente troppo. Questa è una ricotta al pistacchio. Mm-hmm. La ricotta non si sente troppo e prevale un po' il sapore della pasta di pistacchio. Mm-hmm. Mi aspettavo di sentire un po' di più la ricotta. Sì. E invece diciamo la pasta di pistacchio gli ruba un po'. Sì, la copre un pochettino. È un po' protagonista. Senti, con tutte le mani delle. Ovvio, io ordino sto ricotta. Vi salutiamo. Favolazione. Top. Mi è piaciuta veramente tanto. Da e veramente credo. Figa. E credo gli sia piaciuta pure a loro. Buona. Andateci perché merita. E qua a bomba. Con ricotta e viscola, guarda dove prende. La bomba è clamorosa. Vabbè, va, io ho i mani sporchi e posso seguire, chiudi il mio tempo. Batto io. Ciao.